Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Valkyria Chronicles. Lo so che molti di voi avevano ormai perso le speranze, ma sono giunto qui per ridargliele. Sarò sincero, io volevo interrompere tutto perché ho ottenuto uno scarso rendimento veramente pari allo zero, se non al di sotto dello zero. Però alcuni di voi mi supplicavano di continuare ed eccomi qua. Poi uno si chiede perché sono l'unico, e sottolineo, l'unico youtuber italiano che fa giochi giapponesi di nicchia come questo. Chissà perché, raga. Forse perché la maggior parte degli italiani non capiscono nulla di videogames? Probabilmente sì, probabilmente sì. Ma non voglio dire nulla ulteriormente per non offendere nessuno. Io posso capire che ognuno ha i propri gusti, però fino ad un certo punto. Allora, siamo in questo episodio del capitolo 4, dopo la tempesta. Qua il comandante Varrot si complimenta con Welkin per il suo ottimo lavoro svolto, che abbiamo potuto assistere nell'episodio precedente, perché grazie a lui la Gallia è riuscita a riconquistare il ponte di Vasel. E i soldati che prima dubitavano di lui, adesso, vedendo le sue grandi qualità, seguiranno qualsiasi suo ordine ciecamente. Purtroppo Rosy, essendo una testa calda, nonostante tutto non andrà d'accordo con la ragazza dai capelli corvini, cioè Isara, la sorella di Welkin. Isara, vabbè, è rassegnata, però dice che un giorno anche i Darksen saranno accettati nella società. Arriva la giornalista che si fa i cavoli suoi, ovviamente. Va a chiedere a Welkin cioè le impressioni sul risultato di questa missione che ormai è conclusa. Sì, grazie al duro lavoro della squadra siamo riusciti a riprendere il grande ponte di Vasel. Impressioni sui prossimi sviluppi, ora che ha avuto il suo primo assaggio della vittoria? Impressioni? Beh, vediamo. I ponti sono importanti. Collegano le strade che portano alla gente ciò di cui hanno bisogno. Mi piacerebbe diventare una sorta di ponte, collegando la mia squadra insieme. Penso che sarà il mio nuovo obiettivo. Andiamo a vedere anche quest'altro episodio, un desiderio prima di partire. Mi dispiace, questo è tutto quello che posso fare. Ma forse quando tutti ritorneranno? Vedranno una coppia di denti di leone in fiore sbocciare ed inizieranno a sentirsi di nuovo a casa. Oi, Alicia! Ehi, Alicia! Ce ne stiamo andando! Va bene, arrivo subito! Bene, fiori, fate il vostro lavoro. E finalmente, dopo secoli, siamo giunti al capitolo 5, la foresta di Cloden. Tagliare gli approvvigionamenti. Ve la faccio breve anche qui. In poche parole, adesso il nostro compito è quello di assaltare una base nemica che si occupa di dare approvvigionamenti ai soldati imperiali. Ovviamente, distruggendo questa base, avranno scarsità di viveri, ovviamente. Cioè, you don't say. E purtroppo dobbiamo addentrarci in questa foresta. Andiamo un pochettino avanti. Combattimento nei boschi, che incubo. Cosa intendi?
Gli alberi attenuano il senso d'orientamento e strade dissestate rallentano l'avanzata. Questa sarà la nostra operazione più difficile. Forse è così, ma nelle profondità della boscaglia si hanno migliori possibilità di scovare raro fogliame. C'è un tipo di pianta insettivora a Cloden chiamata Mondiu che può aspirare un... Va bene, ho capito, il tuo è un chiodo fisso, lo sai? Io sto dicendo che la natura non è un peso, potremmo trovare la chiave per la vittoria tra gli alberi. Va bene, vedrò di cercare la tua chiave mentre scopo. Sperando che la tua pianta non la mangerà. C'è Welkin. Pensa sempre alla natura, il suo feticismo incomincia a preoccuparmi. Maximilian e il suo triumvirato. Finalmente facciamo conoscenza del principe dell'impero, quello che sta comandando questa invasione. Faremo anche conoscenza dei suoi vari generali. Cioè, che faccia di cavolfiore proprio. Vabbè, sta discutendo del fatto che il ponte di Vassel è stato conquistato e che i suoi uomini forse sono dei vigliacchi. センシャであの川を渡ったらしいな。敵さんもなかなか面白い戦法を使う。定石では考えられない野蛮な戦術だ。所詮は下船な民兵の集まり。偶然の勝利だろう。身分の差だけで戦争に勝てるのなら、あんたらもよっぽど楽だっただろうにな。 Il punto qui è la resistenza gallica e come porre fine ad essa, con rapidità e fermezza. Esattamente. Useranno la loro vittoria al ponte di Vassel come punto d'appoggio per un contrattacco nella Gallia centrale. Come dovremmo procedere? Cosa dice vostra grazia? Ed eccolo qua ragazzi, il principe che mi sembra Giulio Cesare. Estingueremo queste fiamme, il nostro cammino è chiaro. L'esercito gallico deve essere schiacciato. Cioè, quello lì che c'ha il coso, che è un bue morto là su una delle spalle. Ci serviranno dei rinforzi e saranno inviate al centro Gallia. Dunque, la via d'approvvigionamento lungo Cloden deve essere resa incrollabile. Gregor, vedi di ricostituire le nostre forze centrali, dopodiché continuerai a premere verso nord. Sì, signore, ci dirigeremo a Barius. Servaria, sii così gentile da accompagnarci. Con piacere. La base Cloden è la linea di approvvigionamento. Valla a controllare, Jaeger. Hanno bisogno di protezione. La Gallia potrebbe aver già spedito truppe verso sud. Perciò affrettati a raggiungere Cloden. Certo, lasci fare a me, vostra grazia. E le cose cominciano a farsi più difficili. Adesso siamo una pista non battuta, cioè non scoperta. Un percorso non scoperto. Qui stanno analizzando la zona. Rosy si è già rotta di vedere troppi alberi. Ci siamo.
Ragazzi, questa è una scena divertente. Tenetevi pronti. Arisia, puoi tenere queste per me? Certo, Welkin. Che cosa sono? Una sorta di noci? No, in realtà sono escrementi di capra dalla, dalla lunga barba. Mi hai fatto tenere della cacca, sei matto? Ehi, Welks, hai trovato qualcosa di utile? Venite qui. Date un'occhiata a questo. Cioè, dare della, cacca ad una ragazza. Molto romantico, L'erba si è stata calpestata. Che cosa importa? Tracce d'animali. Con un po' di fortuna potrebbero essere la nostra via d'uscita. Gli animali hanno un istinto naturale nel trovare il percorso più efficiente. Ecco perché l'erba è calpestata. Quindi se lo seguiamo proprio come le capre, questo percorso ci porterà fuori. La base d'approvvigionamento nemico dovrebbe essere vicina. Qui è dove inizieremo la nostra operazione. Interessante, raga. Ci stiamo avvicinando alla battaglia. Innumerevoli piccole perdite. Devo ammetterlo, Rosy ha una bellissima voce, cioè ha la faccia del cavolo. Ne Rosy, sorette nanota? Occitita canji no ii melodii ne. È molto bella, Rosy. Che canzone è? È molto bella. È solo una canzone che cantavo tempo addietro. Rosy ga utattei tatte. Anata kashu datta no? Oh, eri una cantante? Non lo sapevo. Kashu nante sonna ogesa na mon ja nai yo. Chiisa na sakaba no stage de utatteta dake sa. Dipinge un'immagine molto più bella della realtà. Ero solita cantare in un bar nella mia città. Demo, atashi wa sakki no uta sugoku suki da yo. Ok. Vabbè, Alice dice che vorrebbe sentirla cantare. Lei dice: te lo mostrerò probabilmente uno di questi giorni. Chi si sta avvicinando? Non siamo soli qui. Chi sarà mai nell'erba alta? Sicuramente non un Pokémon. Cioè, un maiale con le ali. Il bello è che ci sei detto quando si vuole prendere in giro ad uno: guarda, c'è un asino che vola. In questo caso c'è un maiale che vola. Anzi, non vola, ma volerà. Ci mancavano i maiali con le ali, onestamente. Altro che gli asini. Mio Dio. Che dice con un maiale porcaviano? Bah. Qual è la tua storia? Ti sei separato da tua mamma? Vado a dare un'occhiata più avanti. Beh, cosa hai trovato? Deve esserci stata una schermaglia. Sembrerebbe che un proiettile abbia colpito sua madre. Anche in un luogo come questo, la guerra miete comunque delle vite. Ah già, è tutto solo. Mi dispiace per il maiale. Ma Alicia vuole venire con noi? Cosa, possiamo? Siamo la milizia. Ogni gallico ha il diritto di aderire. Che cacchio di frase. A partire da oggi sei un membro della squadra 7, piccolino. Tutto contento tra le braccia da Liscia. Da oggi in poi
provi invidia anche per un maiale. Non credevo fosse possibile, devo essere sincero. Vabbè ragazzi, io direi di concludere a questo punto questo episodio. È stata la fin fine, principalmente in dialoghi da leggere e ascoltare. Nel prossimo episodio, che probabilmente vedrete domani, ci sarà la parte del combattimento. Alla fin fine questa serie è principalmente per un pubblico veramente molto ma molto di nicchia, a cui piacciono giochi giapponesi particolari, e continuerò su questa linea. Grazie ancora per tutto il vostro supporto, se volete seguitemi in questa serie molto molto magica, e noi ci risentiamo ai miei futuri video. Alla prossima ragazzi e ragazze, bye bye!